Ciao ragazzi, oggi realizzeremo insieme questo fantastico cuscino. Per realizzarlo vi servirà il cuscino interno, ovviamente, che nel mio caso è il classico cuscino che trovate all'IKEA per 99 centesimi, la stoffa che sceglierete, questa è sempre di IKEA, dopodiché i forbici, il cutter circolare se lo avete e se utilizzate il cutter anche il tappetino da taglio. Dopodiché, macchina da cucire e filo incoordinato. Molto semplici gli attrezzi. Ora, per quanto riguarda il cartamodello, per realizzarlo dovete prendere la dimensione del vostro cuscino, che nel mio caso io calcolo sempre tutto quanto in pollici, però adesso vi faccio un esempio. Diciamo che questo cuscino è 20x20 cm, ok? Aggiungerò un margine di cucitura per la parte davanti, margine di cucitura di 2 cm, quindi 20 più 2, 22 cm. Quindi la prima parte sarà 22x22 cm. Per calcolare i pannelli dietro, andrò a dividere questo numero, quindi un lato del davanti che è 22, lo andrò a dividere per 2, quindi 11, ed andrò ad aggiungere 4 cm. Di 4 centimetri per il margine di cucitura, quindi 11 più 4, 15. Quindi dovrò tagliare due parti dietro da 15 centimetri per 22, che rimane invariato. Quindi la parte davanti è 22 per 22, le parti dietro sono 15 per 22. Molto semplice, quindi non dovete fare altro che prendere la dimensione del vostro cuscino. Dopo aver tagliato la vostra stoffa, andremo a prendere i pezzi del dietro, quindi le stoffe che abbiamo tagliato del dietro, e andiamo a fare un orlo su uno dei due lati lunghi. Quindi semplicemente rigirate la vostra stoffa e andate a fare una cucitura dritta lungo tutto il lato lungo, per entrambe le parti. Dopodiché prendiamo la nostra stoffa del davanti, la mettiamo a faccia in su sul tavolo. La faccia su sarà la parte buona, dopodiché andremo ad adagiare, come sto facendo adesso, le due stoffe del dietro in questo modo. Mi raccomando, fate l'effetto panino, quindi uno dei due lati sta proprio attaccato alla stoffa del davanti e l'altro sta leggermente sovrapposto al primo pezzo. Spero che capiate. Dopodiché andremo a prendere gli spilli, o nel mio caso utilizzo delle forcine per i capelli, e andremo a mettere gli spilli o le forcine su tutto quanto il perimetro. Andate a fare quindi una cucitura dritta con lunghezza 2 mm su tutto l'orlo. Dopodiché quando arriveremo agli angoli, ricordatevi di posizionare l'ago giù nella stoffa, dopodiché andrete ad alzare il piedino. Rigirate quindi la stoffa e riposizionate il piedino giù. Continuate con la vostra cucitura. Quando avete finito, togliete la stoffa in eccesso su tutto il perimetro e, per quanto riguarda gli angoli, andateli a tagliare in questo modo. A questo punto non ci resta che girare il nostro cuscino nel senso buono, quindi la nostra custodia per cuscini nel senso buono. Ora inserite il cuscino e abbiamo finito di realizzare una custodia per cuscino federa fantastica ed ecco il risultato finale. Ci vediamo mercoledì con il secondo video.